Poeta italiano tra i principali esponenti della poesia macaronica, Teofilo Folengo, in arte Merlin Cocai, fu lo scrittore del Cinquecento che oggi potremmo definire scomodo. Ruvido, ma senza dubbio di grande levatura intellettuale, soleva narrare le miserie quotidiane con un linguaggio ironico e spesso criptato. La sua popolarità crebbe a dismisura, ma fu abbandonato dai secoli dalla letteratura italiana senza una valida motivazione. E grazie all'associazione Amici di Merlin Cocai che Teofilo Folengo ritorna alla luce, così i suoi scritti, accompagnati dal convivio rinascimentale, hanno affascinato le menti moderne e trovato molti sostenitori nel Lombardo-Veneto. Con la locuzione latino-maccheronico si intendeva originariamente un modo scherzoso di prendere la lingua latina. In effetti si usavano delle assonanze o delle desinenze della lingua italiana, quindi dei lemmi trovati nella lingua italiana o dialetto, e poi si faceva questo mescolare. Per fare che cosa? Perché gli scrittori avevano trovato questo modo divertente di raccontare i fatti quotidiani più umili cercando questa sonorità latineggiante e prendendo in giro le classi invece, i ceti più nobili, quindi gli imperatori e i preti, che usavano questa lingua quasi non volessero farsi capire dalla popolazione. E in realtà era una sorta di satira del 400. Merlin Cocai fu uno dei più grandi esponenti di questo latino maccheronico, di questo poetare in modo ironico. Vi chiederete perché siamo all'interno di una chiesa, perché Teofilo Folengo riposa qui in pace dal 1544 e perché nel corso della sua vita lui prese i voti. Per conoscere meglio l'associazione Merlin Cocai dobbiamo parlare con il suo presidente Otello Fabris, un'associazione nata nel 1993, ormai insomma sono passati gli anni, vi siete sempre più acculturati, soprattutto siete venuti a conoscenza veramente di un grande personaggio, un grande poeta italiano, che devo dire uno dei pochi che ha avuto tanta letteratura, di quelli minori, di quelli meno conosciuti nel Rinascimento. Sì, indubbiamente meno conosciuti perché ha questo problema grande che è la lingua che ha usato, che non rientra nei canoni di studio perché non è italiano, non è latino, ma è un intarsio meraviglioso di latino, latino classico, bello, trasformato in una lingua comica che fa ridere. Lei ha scritto oltretutto anche un libro di Merlin Cocai, questo nome d'arte appunto di Teofilo. Grande intelligenza anche all'epoca, lui insomma si distingueva. Indubbiamente sì, difatti è stato anche per questo è stato dimenticato, perché lui è un controcorrente, non un anarchico, come io stesso scrissi a suo tempo. Ho scoperto che l'anarchia in realtà non entrava nei suoi piani. Entrava nei suoi piani la ribellione al conformismo, che è diverso, e quindi lui è ostile a tutto ciò che intrappola la fantasia dell'artista, ed è una cosa stupenda perché liberare la fantasia è della prima parola del suo poema, fantasia mi plus quam fantastica venit, mi è venuta la fantasia strepitosa e me ne frego di tutti quelli che hanno scritto e di tutti gli artisti che ci sono stati prima di me, perché tutti lavorano su imitazioni di qualche cosa. La mia fonte è la natura, è la mia fantasia. Sono insieme a Sergio Dussin, è importante perché non soltanto presidente della tutta l'associazione dei ristoratori che hanno abbracciato un po' questa filosofia, questo modo di diciamo pensare, perché si poetava ma poi appunto si cibavano nel Medioevo. Qual è il cibo che noi possiamo trovare oggi? Dalla cucina del Rinascimento, del Medioevo, noi abbiamo tratto tantissime ricette con dei prodotti che ancora oggi vengono prodotti dalla nostra agricoltura, vedi il broccolo di Bassano, vedi la cipolla, vedi le fave, i fagioli, eccetera. Dobbiamo eliminare il mais, il cioccolato e quelle cose, il tacchino per esempio, che sono cose che sono arrivate dopo la scoperta d'America. Noi dobbiamo essere fedeli a quelle che sono le proposte gastronomiche di quel periodo,
però utilizzando le attrezzature moderne per non mettere l'ospite a disagio, altrimenti non gradirebbe quello che noi offriamo. Grazie. La cucina del Medioevo è una cosa stupenda perché si basa sull'equilibrio, ma l'equilibrio non dei sapori affini, ma dei sapori contrastanti. Il piatto è buono e vengono buoni quando spezie, acidi, dolci, eccetera, si frammischiano senza prevalere l'uno sull'altro. Bassano, Mantova, Milano e Verona, le sedi dell'associazione Amici di Merlinco Cai, il sito teofilofolengo.org e la pagina di Facebook sono i contatti per avere maggiori informazioni.